fabbro fortissimo e quando sarò grande voglio fare il suo mestiere. A casa mia il ferro sta dappertutto, sui lampadari, sui letti, sugli armadi e sulle mensole. Il profumo di quando papà lo lavora per me è più buono di tutte le caramelle del mondo. Poi mi piace il suono del martello perché fa una specie di canzone. So far from who I was, from who I love, from who I want to be. So far from all our dreams, from what love means, from you here next to me. Sul lavandino del bagno, da un po' di tempo, ci stanno sempre un sacco di capelli ricci. E se papà adesso si mette sempre il cappello, di sicuro sono i suoi. L'altro giorno il mio compagno di banco mi ha detto che quello succede alle persone che hanno il cancro. Ma che cos'è il cancro? Io l'ho visto sulle figure dell'oroscopo, nel giornaletto che mamma compra per vedere i programmi che danno in TV. È un animale cattivo, forse rosso, e assomiglia ai granchi del mare, ma non è così piccolo ed è anche velenoso. Mi sa che mio padre lo ha mangiato per sbaglio. Forse è stata la notte che stavamo in montagna tutti quanti, perché si è svegliato con un mal di pancia fortissimo. Il cancro gli è entrato nella bocca e poi è sceso giù fino allo stomaco. Da stasera abito con i miei zii. Mi hanno detto che a casa non ci posso più stare finché mio papà non parte. Penso che chi mangia il cancro dopo un po' deve andare via, perché forse i guerrieri fanno così. Partono insieme alle cose cattive per sconfiggerle in posti lontani. Così le persone che gli vogliono bene non piangono se perde. E poi i guerrieri si possono sempre incontrare nei sogni. Papà me lo ha detto proprio. Basta che ti addormenti e io arrivo.